Ciao! Allora, benvenuti nel video dei prodotti bocciati per il mese di luglio 2018. Con il caldo divento ancora più cattiva, quindi ne boccio. Allora, il primo che vi mostro, che proprio non fa per me, è questo, di cui ho un campione, il Biotherm Blue Therapy Accelerated. Accelerazione, vabbè. Crema anti-age, questo è un campione da 5 ml. Quindi non è che posso dirvi se davvero fa l'anti-age, però comunque sia vi posso trovare pregi e difetti, tanti. Allora, questo qui. Il prezzo, 50 ml, viene 71 euro. E già questo per me è un difettissimo. Poi, cosa ho trovato? È una crema leggera che assorbe velocemente, però è abbastanza ricca, leggera ma ricca, e sulla mia pelle mista, anche se applico poco prodotto, in poco tempo mi tende a lucidarmela. Anche se l'applico la sera, ho trovato che la mattina mi trovo con la pelle unta, quindi non è adatta al mio tipo di pelle e non la consiglio per chi ha una pelle mista o grassa. Cosa che invece proprio non mi è piaciuta è il profumo. È forte, persistente, resta sulla pelle, è molto intenso. E per una crema viso? No, proprio no. E oltretutto ha un prezzo, infatti lo ricordavo, è molto persistente e molto forte. E per il prezzo che ha, assolutamente io questo non ve lo consiglio. Secondo flop, e anche in questo caso è un grande flop, è questa crema della Caudalie, della linea Vino Perfect. Questo di essere un fluido pelle perfetta con SPF 20. È questo qui. E devo dire che, anche se il marchio è stato gentilissimo perché mi ha mandato tanti campioncini da provare, io devo essere sincera. Allora, ho segnato il prezzo: 40 ml viene 28,60 euro. L'ho visto sul loro store ufficiale, quindi è il prezzo di listino. È un fluido leggero che dovrebbe anche promettere di applicare tutti i giorni, no, non dice nient'altro. Dovrebbe anche essere un pochino uniformante del colorito. Comunque sia, è un fluido che è abbastanza leggero, però assorbe anche velocemente, oltretutto. Però sulla mia pelle mista proprio non va, perché tende a farmela lucidare in pochissimo tempo. Allora ho provato ad applicarlo, dato che ho una patologia di protezione, quando non andavo a truccarmi, quindi ho detto magari sotto il trucco in estate pesante. Proviamolo da solo ed effettivamente si lucidava un pochino meno velocemente, ma fatto negativo, molto negativo, e qui ho iniziato a vedere fin dopo le prime due applicazioni che mi comparivano tanti brufoletti sotto pelle e ho capito che era questo perché intanto avevo cambiato solo questo prodotto, quindi solo questo era nuovo. Poi appena smesso di usare, hanno iniziato subito a fermarsi di comparire e regredivano. Quindi era lui. No, proprio no. Alla fine ho finito il campione usandolo come crema mani, ma non mi sembra proprio il caso di, ecco, consigliarvelo. Quello che posso dire è, visto che ci sono anche pareri molto positivi, se siete interessati a questo tipo di prodotto, magari prima di provarlo, di comprarlo, fatevi dare un campione, così potete testarlo e nel caso. Io non ho la pelle sensibile e mi è successo questo, quindi se lo provate credo che sia meglio. Però questo per me è un super flop. L'ultimo prodotto che è proprio boccio è questa mega confezione di. Allora, questa è Eucerin, ha topi control emulsione corpo. Dice che si adatta per la pelle molto secca ed atopica. Trattamento base emolliente e protezione dermatologica. Ok. La confezione è un 400 ml, me l'avevano inviato e il prezzo è di 24,70 sul loro store, quindi il prezzo di listino è questo. Cosa dire di questa crema? Intanto che è grandissima, è bello anche l'erogatore, però non è adatta al mio tipo di pelle. Infatti è molto oleosa e quindi anche se io non ho bisogno di grandissima idratazione. Quindi, applicata dopo la doccia, anche se ne applico poca, si fa fatica a stendere perché è molto oleosa e sei lì che la stendi un sacco di tempo e poi non assorbe mai. Cioè, tu sei lì, non assorbe, resta appiccicosa, non è adatta al mio tipo di pelle. Questa qui. Oltretutto,
dato che ha azione levigante, antiarrossamento ed antiprurito. Comunque sia, per finirla, perché io voglio finire tutti i prodotti, l'ho usata come crema mani e ho notato che il potere idratante è davvero basso. Dice di essere adatto per la pelle molto secca? No, perché ha un potere idratante bassissimo. Sarà per la pelle atopica, sarà per la pelle che ha bisogno di antiarrossamento e antiprurito sicuramente, perché comunque non ha profumo, però ha tanti fatti negativi che io assolutamente non ve la consiglio. E se avete necessità di un prodotto come questo, vi consiglio magari prima di provare un campioncino per vedere se adatta a voi. Secondo me, questo marchio non mi manda più prodotti da recensire perché li ho bocciati tutti. Comunque sia, e questi erano tutti i prodotti che io boccio per il mese di luglio. Fatemi sapere se avete provato qualcuno di questi e come vi siete trovate. Io come sempre spero di esservi stata utile e se vi è piaciuto il video mettetemi un like, iscrivetevi al canale e mi raccomando anche di cliccare sulla campanella così verrete avvisate ogni volta che carico un nuovo video. Alla prossima, ciao!